Dottor Borbio, oggi Rione Spiaggia protesta contro l'installazione del ripetitore. La sua amministrazione ha firmato contro questa installazione, appunto. Sì, il problema si pose già durante la mia amministrazione e io fermai nel rispetto, proprio perché dovevano essere rispettate le leggi e i regolamenti, fermai l'installazione del ripetitore. C'era un problema di incompatibilità con il regolamento comunale. E quindi si riuscì a ottenere un risultato sicuramente molto utile per i cittadini del Rione Spiaggia. Oggi purtroppo, non essendoci un'amministrazione, manca un riferimento e una guida politica della città. Fanno bene i cittadini a protestare perché evidentemente c'è qualcuno che ha pensato, mi riferisco alla società che deve installare il ripetitore, c'è qualcuno che deve aver pensato che nel vuoto della gestione politica della città ci si potesse insinuare, raggiungendo l'obiettivo che la mia amministrazione gli aveva impedito. Credo che i cittadini non solo facciano bene a protestare, ma debbano rivolgere a questo punto le loro istanze al commissario prefettizio. È nei poteri e nelle facoltà del commissario prefettizio, in unione e in sinergia con la struttura dirigenziale del comune, a poter ancora una volta intervenire e fermare l'installazione di una tecnologia che giustamente spaventa i cittadini di Rione Spiaggia, ma non solo. Vogliamo sapere chi, come e quando. Questo è il vero problema, non tanto quello che vogliono farvi credere. Grazie. Dottor Pino Donnarumma, progetto Stabia accanto al Rione Spiaggia. Sì, ho voluto dare un segnale di amicizia e un segnale che noi tutti di Progetto Stabia stiamo accanto alle problematiche non solo dei cittadini del Rione Spiaggia, ma di tutta la città. È ora di smetterla, bisogna smetterla, giù le mani dalla città, per favore. Badiamo un pochettino di più alla salute e agli intrallazzi fatti finora. Il mio intervento è voluto essere soltanto un invito a riflettere e a chiedere come è possibile che la Ferrovia dello Stato, che abbia impiegato tanti milioni di euro per la costruzione di un sito a difesa della tutela dell'ambiente, invece abbia dato l'area in oggetto dove dovrebbe essere installato il ripetitore a questa Vodafone con un contratto perlomeno da valutare. E quindi è normale che sorge la domanda, ma si potrebbe a questo punto citare in solito la Ferrovia dello Stato per tutto ciò? E questo è il messaggio che ho voluto dare ai giovani e ai tanti cittadini intervenuti questa mattina. Perciò noi di Progetto Stabia, per le nostre competenze, abbiamo incaricato un gruppo di tecnici che sono pronti a collaborare per la risoluzione quasi immediata di questa grave problematica.